Stoffa del campione sì, ma bisogna avere la stoffa dell'uomo, perché c'è bisogno di uomini oltre che di campioni. Sì, e questo credo che sia importante sempre. Ritengo che oggi lo sia particolarmente, nel senso che l'enfasi sulla figura del campione, sull'eccellenza in ogni campo è fortissima sulle persone, è fortissima sugli eventi, dimenticando quello che poi è la vita di ogni giorno, che è condotta anche da chi è un campione, e soprattutto lo spessore umano, che poi rimane, le età passano anche negli sport, poi passano le stagioni, ma quello spessore umano che ciascuno di noi deve coltivare e che lo sport permette di coltivare, questa è una realtà da sottolineare, ebbene questo spessore umano merita di essere assolutamente riconosciuto. Ecco, dal suo punto di vista, chi pratica lo sport, che tipo di marcia può avere in più nella vita di tutti i giorni, al di là poi del professionismo, del campione, a che cosa serve lo sport? Certamente sono tanti gli aspetti che lo sport favorisce nella formazione della persona, anche della sua coscienza. In questo momento ne vorrei mettere in evidenza uno che è molto diffuso, ma è poco sottolineato, poco valorizzato, ed è il sacrificio. È molto diffuso perché anche in una professione, insomma, se una persona vuol far bene, vuol fare il proprio dovere o anche più del proprio dovere, insomma, il sacrificio deve mettere in conto. Nello sport è evidentissimo. Cioè, quando noi diciamo agonismo, diciamo qualche cosa che spinge la persona a lottare. Agonismo vuol dire lotta. La lotta prevede il sacrificio, e in ogni disciplina sportiva il sacrificio è una dimensione indispensabile. A volte mi dico, si dice dei giovani che non sono disposti a sacrificio così, poi si vedono questi giovani che fanno sacrifici enormi per la passione sportiva. Ecco, questo elemento del sacrificio, ad esempio, credo che meriterebbe di essere valorizzato, perché da esperienze come quelle sportive si allarghi all'esperienza più vasta della nostra umanità. La